Ciao ragazzi, in questo video voglio parlarvi della rivoluzione russa, probabilmente uno degli eventi più importanti che ha lasciato radici profonde nella storia contemporanea mondiale, che è proprio la rivoluzione russa. La Russia è un grandissimo impero zarista, abbiamo la famiglia dei Romanov che proprio con questa rivoluzione terminerà per sempre, ecco, vedrà la fine del proprio regno e la Russia è senz'altro il primo impero, la prima grande nazione a cadere sotto il peso della Grande Guerra. 1.700.000 morti, 5 milioni di feriti su 12 milioni di soldati che l'impero russo ha impiegato per la Grande Guerra. Certamente è il paese che ha visto le maggiori perdite, anche perché essendo una nazione molto popolata, è chiaro che il contingente maggiore proveniva proprio dalla Russia. Ma tutto il sistema russo, tutto il sistema economico era in enormi difficoltà proprio negli anni 1914-1915. Perché? Perché per via della guerra le incursioni che molto spesso nel Mar del Nord i tedeschi portavano avanti disturbavano il commercio russo nei mari del Nord e quindi diminuivano i proventi. Al tempo stesso c'era anche una grande fame perché le derrate alimentari che venivano prodotte erano immediatamente convogliate il più possibile per sfamare, nello sfamare i combattenti e quindi gran parte della popolazione rimaneva a corto di cibo. Se a questo aggiungiamo anche la cattiva annata agricola del 1916, comprendiamo il grosso malcontento del popolo russo. Nel febbraio del 1917 già molte industrie iniziarono a scioperare, fino a che arriviamo all'ottobre, la notte tra il 26 e il 27, nel quale addirittura, in preda a una grande paura, lo zar, vedendo che sotto il palazzo d'inverno, la sua sede, si erano accalcati migliaia e migliaia di operai, decide di far sparare sulla folla. Ma quell'esercito, quei soldati dell'esercito che inizialmente spareranno sulla folla, invece poi finiranno con l'unirsi all'insurrezione e quindi in poco tempo la protesta da, diciamo, protesta, come dire, volta primariamente, ecco, alla ricerca di cibo, alla ricerca anche di ascolto da parte dello zar, e si trasforma ben presto in una rivolta antizarista. Lo zar viene giudicato dal popolo, l'opinione pubblica lo giudica incapace di governare. Lo zar è colui che ha trascinato la Russia in guerra, e lo zar è colui che sta riducendo la Russia alla fame ed è responsabile di tutto il disastro. Mentre gli insorti, quelle notti appunto tra il 26 e il 27 di ottobre, entravano nella capitale a Pietrogrado, lo zar subito dopo decide di abdicare, convinto da alcuni suoi consiglieri. Lo zar abdicherà in favore del fratello Michele, che però non ha alcuna intenzione, non ha alcuna intenzione di tenere per sé il titolo di zar. Non si vede capace, probabilmente non lo è. Quindi, qualche giorno dopo, siamo già al 3 marzo del 1917, Michele abdicherà e quindi a quel momento noi vediamo la fine della dinastia Romanov e la fine dello zarismo russo. Beh, notevoli sono chiaramente i problemi. Adesso che lo zar non c'è più, come bisogna portare avanti questo paese che è ancora impegnato nella Grande Guerra? La Duma, che è il Parlamento russo, quella assemblea legislativa, si occuperà di nominare un governo provvisorio che viene formato grazie ai rappresentanti di diversi partiti politici. Allora, vediamo quali sono questi diversi partiti politici. Prevalentemente sono tre, quindi la Duma, questa assemblea legislativa, potere, appunto il Parlamento russo, ecco per riassumere, questa Duma
all'indomani dell'abdicazione dello zar dell'ultimo, quindi dopo Nicola II, Michele, si trova a dover gestire il problema dell'affidare l'esecutivo, il governo, e quindi deve nascere un governo provvisorio. Viene nominato un governo provvisorio che è formato dai rappresentanti di tre partiti principali. Il primo è il partito dei cadetti, il secondo è il partito dei menscevichi, il gruppo dei menscevichi, il terzo invece sono i socialisti rivoluzionari. Guardiamoli uno ad uno. Allora, innanzitutto il partito dei cadetti, altrimenti noto anche come Partito Costituzionale Democratico, un partito con posizioni liberali che voleva ancora che la Russia partecipasse, anzi che continuasse proprio la guerra. La Russia assolutamente ha un grande ruolo nella grande guerra, insieme all'intesa può ancora portare avanti questa impresa incredibile. Dall'altra parte c'è anche l'idea comunque di, come dice, un'idea sempre da parte del Partito dei Cadetti di rimodernizzare la Russia e mantenere chiaramente la Duma. Le stesse posizioni erano mantenute anche dai menscevichi, il cui termine significa socialisti di minoranza o socialisti minoritari. Questi socialisti minoritari, menscevichi per l'appunto, si ispiravano ai partiti in generale socialdemocratici europei, quindi alla socialdemocrazia europea, mentre invece il Partito Socialista Rivoluzionario, differente dalla socialdemocrazia, perché mentre la socialdemocrazia, si rivolgeva il proprio interesse principalmente alla classe operaia, invece il Partito Social Rivoluzionario guardava soprattutto al mondo contadino. Anzi, l'obiettivo di questo partito era quello di mirare alla realizzazione di un socialismo di tipo agrario fondato sulla cooperazione tra i contadini. Quindi nel governo provvisorio del 1917 noi abbiamo i rappresentanti dei tre partiti. Ve li ripeto: il partito dei cadetti, costituzional democratico, i menscevichi, che sono i socialisti di minoranza socialdemocratici, e poi abbiamo i socialisti rivoluzionari. Gli unici a rifiutare di collaborare, di partecipare al neonato governo provvisorio saranno i bolscevichi, ovvero i socialisti di maggioranza o maggioritari, che costituiscono sicuramente la fazione più intransigente tra i partiti che abbiamo trattato e sono guidati da Lenin. Anche i bolscevichi fanno parte di quell'ala socialdemocratica, ma vi dicevo molto più intransigente. Ma non possiamo dimenticare l'altro ruolo fondamentale, sempre politico, la grande influenza che nel mondo politico hanno i soviet. I soviet sono dei consigli operai, dove troviamo anche soldati, ovviamente in fase iniziale, dove i membri all'interno sono espressi direttamente dagli operai e con la stessa facilità potevano anche essere revocati. Sono un po' questi consigli fondati su quella, ispirati a quella forma di democrazia diretta che era tipica della Comune di Parigi del 1871. E tra i soviet il più importante era quello della capitale, Pietroburgo, che spesso però entrava in contrasto proprio con il governo provvisorio. C'è da dire, oltretutto, che la prima rivoluzione d'ottobre aveva ispirato un movimento che partiva dal basso e che aveva pian piano maturato l'idea che era arrivato il momento di eliminare il potere centrale e soprattutto di porre fine alla guerra. Lenin chi è? Lenin è il leader dei bolscevichi, è colui che era stato mandato in esilio dopo la rivoluzione del 1905 e inizialmente si era rifugiato in Polonia meridionale, ma poi invece sceglie di andare a Zurigo in Svizzera e da lì segue le sorti della guerra. Lenin è convinto che per il bene della Russia è necessario che la sua nazione esca il prima possibile dalla guerra.
I tedeschi lo sanno, sanno che Lenin è portatore di questa idea e quindi decidono di pagargli a proprie spese un treno e fare in modo quindi che Lenin possa ritornare a Pietroburgo e quindi a Pietrogrado e quindi il nome, la differenza del nome si deve proprio a Nicola II, il quale modificò la desinenza tedesca di Burg, appunto San Pietroburgo, con la slava Burg, scusatemi, con la slava Grad. Quindi questo cambio era abbastanza, come dire, recente. Ecco, quindi vi dicevo, i tedeschi pagano un treno speciale per portare Lenin in Russia, perché Lenin può accelerare l'uscita della Russia dal conflitto mondiale. Quindi, tornato a Pietrogrado, Lenin rende note quelle che sono le sue posizioni, le pubblica come tesi di aprile e vengono infatti anche, si trovano anche all'interno del giornale bolscevico che è la Pravda, vuol dire verità in russo. Qual è il programma di Lenin? Queste tesi di aprile? Ci sono una serie di punti, io ve li ho riassunti, è un programma semplice ma molto molto radicale. Cosa prevede? Innanzitutto, primo punto, bisogna abbandonare la guerra per cercare ra di raggiungere la pace ad ogni costo. Poi è necessario rovesciare il governo provvisorio e dare il potere ai soviet. Questo sarà proprio lo slogan dei bolscevichi: potere, tutto il potere ai soviet. E dei soviet che però saranno in futuro, è stato già previsto, no? Che una volta terminata la guerra i soviet saranno formati non più da operai e soldati, ma da operai, contadini e braccianti. Ovviamente un rovesciamento a favore dei soviet ben presto porterà al terzo punto delle tesi di aprile, ovvero alla distribuzione delle terre ai contadini. E poi, ultimo punto, la presa del potere attraverso la rivoluzione. L'essere così radicale del programma di Lenin inizia già a creare delle fratture tra i bolscevichi in generale e le altre forze che comunque sono anch'esse rivoluzionari e socialiste. Il primo scontro, infatti, non tardò tra i bolscevichi e il governo provvisorio e si ebbe nel luglio del 1917, quando soldati ed operai decidono di scendere in piazza armati per bloccare la partenza in guerra di alcuni reparti. Il colpo però fallisce. Dopo alcuni mesi, il capo dell'esercito, che si chiama Kornilov, tenta un colpo di Stato che viene però mirabilmente sventato da Kerensky, che era appunto chi in quel momento, il capo del governo in quel momento, un socialrivoluzionario. E Kerensky era stato aiutato proprio nello sventare il colpo di Stato dai bolscevichi che mobilitarono la popolazione intera per evitare questo colpo di Stato. In ottobre, però, saranno proprio i bolscevichi a preparare una nuova insurrezione per rovesciare il governo provvisorio. Del resto era uno dei punti del programma delle tesi di aprile di Lenin. Chi sarà l'organizzatore ufficiale di questa insurrezione? Sarà Trotsky, che è stato anche da pochissimo eletto presidente dei Soviet di Pietrogrado. A questo punto è necessario formare un esercito e così viene formato una milizia operaia chiamata Guardia Rossa, composta da circa 10.000 operai di Pietrogrado, a cui i soviet hanno consegnato armi e munizioni. Il 25 ottobre le Guardie Rosse, queste milizie, appunto operaie, insieme ai soldati che si uniscono alla rivoluzione, circondano il Palazzo d'Inverno, e il Palazzo d'Inverno era prima la sede dello zar, e l'immagine che trovate come miniatura del video è proprio il Palazzo d'Inverno, meraviglioso. Adesso però era in questo momento specifico la sede del governo provvisorio. Se ne impadroniscono, arrestano tutti i membri e Kerensky addirittura è costretto a fuggire. A questo punto
Lenin è al potere e fa subito approvare un documento che farà slittare il potere direttamente ai soviet. Altro punto delle tesi di aprile del programma raggiunto. Al primo congresso sovietico, abbandonato dai menscevichi e dai socialrivoluzionari che pian piano accrescono la frattura tra il loro programma politico e quello dei bolscevichi, viene ratificato un decreto sulla pace, ma c'è un secondo decreto, quello sulla terra. Vediamo il decreto sulla pace. Il decreto sulla pace lo possiamo ben immaginare. Bisogna arrivare alla fine della guerra e affermare il diritto, o meglio, confermare il diritto di autodeterminazione dei popoli, uno dei punti che era stato appunto dichiarato dal presidente Wilson nel 1919. E poi il decreto sulla terra. Che cosa prevede il decreto sulla terra? Prevede l'abolizione della proprietà privata della terra che doveva essere messa a disposizione dei soviet. Ok? Quindi, pian piano, da questo decreto sulla terra, poi ci si evolverà in direzione della appropriazione da parte dei contadini delle terre. Verranno anche nazionalizzate le industrie e le banche. Saranno introdotte le 8 ore di lavoro, verrà abolito il lavoro minorile e sarà anche resa obbligatoria l'assicurazione contro la disoccupazione e la malattia. C'è una Costituzione che però bisogna scrivere e siamo nel 1918. Questa Costituzione che viene composta proclamava l'abolizione dello sfruttamento del lavoro e l'avvento del socialismo, un socialismo che in futuro avrebbe proposto e si sarebbe battuto per l'abolizione di tutte le classi sociali e dello stesso Stato. Ma questa Costituzione del 1918, che Stato prevede? Quale nascita dello Stato prevede? Lo Stato federale, che avrebbe garantito però l'autonomia di tutte le regioni. I bolscevichi a questo punto puntano alla vittoria alle elezioni dell'Assemblea Costituente, che dovrà scrivere la Costituzione. E chiaramente questa Assemblea Costituente deve essere quell'organismo anche di rappresentanza democratica, eletta a suffragio universale maschile, che poi in realtà è già un'Assemblea Costituente che era nata dopo la rivoluzione di febbraio. Quindi questa Assemblea Costituente adesso deve essere rieletta e c'è la necessità che scriva e componga la nuova Costituzione. I bolscevichi sono sicuri di poter vincere le elezioni. Ahimè, però si sbagliano e hanno presto una grossa delusione perché i risultati delle elezioni furono negativi per i bolscevichi. I veri trionfatori saranno i socialrivoluzionari. Alla prima seduta, però, della neoeletta assemblea accade che purtroppo interverranno in assemblea i bolscevichi inviati dai soviet. Questo comporterà chiaramente lo scioglimento seduta stante dell'assemblea. Questo intervento a questo punto in assemblea da parte dei bolscevichi interromperà ogni sorta di dialogo tra i bolscevichi e le altre forze, ma anche la forza stessa dell'Europa democratica, che in qualche modo nota maggiormente la distanza tra una Russia sempre più verso la rivoluzione e la guerra civile e il resto d'Europa.